Buongiorno a tutti amici di Rubrica Rossonera, ben ritrovati, buon lunedì 7 settembre a tutti, buon inizio settimana a tutti. Parliamo di Milan, oggi, da oggi parte il TG Rossonero, ovvero un TG sportivo che parlerà esclusivamente di Milan e farà il punto della situazione su news, considerazioni sul calciomercato e tutto quello che succede intorno al mondo rossonero. Partiamo dalla novità che tutti volete sapere, che mi chiedete nei canali YouTube, su Instagram e su Facebook, ovvero di Arnaud. Al momento non ci sono grandi novità su Arnaud Milan, non ci sono novità concrete, novità reali, tutto dipende dallo stadio, ma qualora dovesse esserci la minima novità reale, tangibile, non per fare clickbait, sarà nostra cura, nostra priorità riportarvela. Per quanto riguarda prima notizia importante, vogliamo fare una riflessione su Gigio Donnarumma. Il rinnovo che possiamo dire fa tremare casa Milan, fa tremare i dirigenti rossoneri. Non perché Gigio non voglia restare in rossonero, non perché Gigio non voglia andare altrove, ma perché il procuratore Mino Raiola, si sa, è un procuratore molto difficile, con cui è molto difficile contrattare, è molto difficile trovare un accordo in tempi rapidi. Ricordiamo che il contratto di Gigio è a scadenza nella prossima estate, quindi Milan come priorità dovrà cercare in tutti i modi di rinnovare il contratto faraonico di Gigio Donnarumma. Ricordiamo che il calciatore attualmente percepisce già 6 milioni netti a stagione. Quindi andremo a capire, si capirà nelle prossime settimane se il rinnovo verrà aumentato o se il rinnovo potrà essere confermato sulle cifre attuali. È un rinnovo che fa tremare a casa Milan, perché perdere eventualmente Gigio a parametro zero sarebbe un erroraccio e un colpo basso, anche se da quanto ci risulta Gigio avrebbe già manifestato la tranquillità ai dirigenti rossoneri e la sua volontà ferma di restare in rossonero, anche a maggior ragione di che il Milan sta cercando di costruire di anno in anno una rosa sempre più competitiva. Il rinnovo di Ibrahimovic, l'arrivo di Tonali sono segnali che ci portano a pensare verso questa direzione. Parliamo di un altro argomento che interessa molto a voi tifosi rossoneri, ovvero le considerazioni su Chiesa. Chiesa è un ragazzo del 97, in forza alla Fiorentina. Lo scorso anno c'era stato un gentleman agreement con il presidente commisso che quest'anno l'avrebbe lasciato libero di andare, di accasarsi altrove, ma il giocatore avrebbe dovuto portare un'offerta convincente. Commisso per Chiesa chiede dai 50 ai 60 milioni di euro, al momento queste cifre non sono arrivate. Ricordiamo che il contratto di Chiesa è in scadenza il 30 giugno 2022, è un ragazzo che interessa a due big del calcio italiano, ovvero il Milan e la Roma. Pioli avrebbe chiesto con insistenza il suo acquisto perché potrebbe permettere di fare salto di qualità alla tre quarti rossonera. Una tre quarti con Chiesa, Çalhanoğlu e Rebic sarebbe sicuramente una tre quarti di assoluto valore. Chiesa tra Roma e Milan, secondo quanto ci risulta in esclusiva, preferisce il Milan per tre motivi almeno: la storia del club, un club blasonato, il fatto che il Milan si sta rinforzando dal rinnovo di Ibra, all'acquisto di Tonali, la strada sembrerebbe tracciata, dal fatto che Pioli lo stima e l'ha già allenato, c'è un ottimo rapporto tra i due. E poi il padre Enrico, che è molto molto amico e molto vicino a Paolo Maldini. Diamo alcune informazioni, alcuni approfondimenti su Chiesa. A Chiesa viene imputato il fatto che faccia pochi gol. Bisogna ricordarsi che un ragazzo del 97, che a ottobre andrà a compiere 23 anni, è un giocatore che secondo Transfer Market ha come valore 48 milioni di euro, ed è un ragazzo che a 23 anni, in un ruolo quale l'esterno, ha già totalizzato 190 presenze facendo 44 gol e 28 assist, quindi numeri molto importanti viste e considerate l'età del calciatore. Questa trattativa potrebbe sbloccarsi negli ultimi giorni di mercato, il Milan potrebbe offrire un buon conguaglio economico più il cartellino di Lucas Paquetá. Ha un ruolo fondamentale in questa trattativa Phil Ramadani, procuratore tra gli altri di Rebic, che starebbe aiutando il padre Enrico a liberare il calciatore, a liberare Federico Chiesa dalla Fiorentina. E quindi arriverebbe comunque negli ultimi giorni di calciomercato. Parliamo di Kalulu, giocatore che è arrivato al Milan, terzino destro, che è andato a segno contro il Monza, giocatore molto importante, giocatore promettente. È stata l'intuizione di Moncada, capo scout dell'area rossonera,
E si parlava di una possibile cessione in prestito per il ragazzo o di una permanenza da ponte tra la primavera e la prima squadra, ma dopo le ottime prestazioni, dopo le prime sensazioni positive, il Milan potrebbe decidere di confermare il ragazzo e di tenerlo in rosa fino alla fine della stagione. Anche perché il Milan ha Conti Calabria, ma in questo momento Conti è anche infortunato, quindi Kalulu potrebbe anche cogliere l'occasione per mettersi in mostra e per guadagnarsi una maglia da titolare. Per quanto riguarda la difesa, in difesa c'è Milenkovic, Fofana o Pezzella, che interessano molto al Milan. E in questo momento Pioli avrebbe chiesto urgentemente un rinforzo come difensore centrale perché il Milan ha Romagnoli infortunato, non dovrebbe farcela per lo Shamarock. E quindi in questo momento il Milan avrebbe Musacchio, avrebbe Kier, Duarte e Gabbia. E quindi vorrebbe un difensore di esperienza da affiancare a Kier. Per i primi impegni, primi importanti impegni a livello europeo, ma anche il campionato. Ricordiamoci che il campionato parte il 20, quindi bisogna farsi trovare fin da subito pronti. I nomi sono sempre gli stessi: interessano Milenkovic della Fiorentina, Fofana del Saint-Étienne e Pezzella, difensore della Fiorentina. Oggi altro nome uscito per il calciomercato rossonero, un difensore, però per l'esattezza un terzino sinistro. Parliamo di Nuno Mendes, giocatore del Benfica, che interesserebbe moltissimo a Milan e che potrebbe, che per i dirigenti rossoneri potrebbe essere un candidato ideale per alternarsi con Theo Hernandez sulla fascia sinistra. Mi dicono un giocatore molto talentuoso, molto promettente, ma il terzino sinistro, come abbiamo sempre specificato nei nostri video, arriverà se e solo se partisse Diego Laxalt. Parliamo di situazioni di Bakayoko. Milan Bakayoko ancora è lontana l'accordo con il Chelsea, è accordo lontano perché il Chelsea continua a chiedere un riscatto molto alto. Il Milan vuole dettare le proprie condizioni, sapendo che Bakayoko comunque è un giocatore in uscita che non interessa al Chelsea. A maggior ragione, vista la campagna acquisti faraonica che il Chelsea sta conducendo, il Milan vorrebbe strappare a un prezzo di saldo un giocatore in esubero. Quindi la trattativa non si è ancora sbloccata. Il Milan vuole un prestito con diritto di riscatto a 3 milioni più 20 di bonus, mentre il Chelsea continua a chiedere che il giocatore venga valutato almeno 30 milioni di euro. La distanza è ancora ampia, ma potrebbe essere colmata grazie alla pressione, alla volontà forte di Bakayoko, che vuole tornare a tutti i costi in rossonero. Questa settimana sarà l'ufficialità per Tonali, chiudiamo con questa notizia. Già nella giornata di domani Tonali arriverà a Milano, sosterrà le visite mediche e Tonali diventerà ufficialmente un calciatore rossonero a partire da questa settimana. È un giocatore che è stato voluto fortemente dalla tecnica rossonera. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno convinto il fondo Iliot a fare un investimento così importante, e noi tutti, amici tifosi e amici di Rubrica Rossonera, non vediamo l'ora di vedere Sandro Tonali investire la maglia del cuore, ovvero la maglia del cuore di tutti noi, ovvero la maglia rossonera. E come sempre, se vi è piaciuto questo TG rossonero di oggi, che ha voluto riassumere le notizie più importanti della mattinata, vi chiediamo di mettere mi piace al video, di condividerlo e di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rossonera.